Allora, anteprima gara finale di Coppa Provincia di Latina con uno dei tecnici partecipanti uscito proprio sabato scorso, Fabio Patullo, allenatore dello Sporting Terracina qui a Pontinia, per vedere insomma questo atto finale di questa competizione provinciale. Buonasera a tutti. Sì, no, avevamo questo momento libero, speravo di esserci io chiaramente in campo come protagonista, però sembra una bella partita da vedere, speriamo che le squadre onorino la finale, insomma. Allora, mister, ha avuto modo già in passato di prendere parte a questa competizione, tra l'altro non lo possiamo dimenticare, da mettere soprattutto in risalto, alla guida di due squadre in passato, hai tagliato per prima il traguardo come vincitore. L'anno scorso per poco è scappata questa coppa, quest'anno con anticipo diciamo hai dovuto abbandonare la competizione. Sì, no, vabbè, il bilancio anche di quest'anno comunque alla fine non è poi negativo, perché comunque Terracina ha fatto 2 anni, il primo anno siamo arrivati alla finale come ricordavi tu e contro una signora squadra, perché lo United Aprilia poi si è vista squadra organizzata anche in C2, ha fatto un ottimo campionato e noi ce la siamo giocata alla finale, e quest'anno comunque semifinale supplementari, quindi comunque siamo andati sempre bene in questa competizione, non ci possiamo lamentare. E sì, comunque è sempre bello esserci, e comunque quest'anno alla fine, per come erano iniziate le cose, bene o male siamo riusciti a raddrizzare un po' la situazione. Mister, prima del fischio d'inizio, lapidario, un pronostico su questa sfida finale. Guarda, la sincera verità, se c'era Seneca, che purtroppo è stato espulso contro di noi, avrei detto Sperlonga, però vedendo anche l'organizzazione e un po' le persone adesso in campo, Stella la vedo leggermente favorita. Un altro dei protagonisti, tecnico dell'Accademia Sport, Emiliano Antici, buonasera. Allora, siamo qui nell'atto conclusivo di questa stagione, per poco con l'Accademia non si riusciva a strappare una qualificazione, sarebbe stata poi tra l'altro anche un po' meritata, come dicevano anche gli addetti ai lavori. Vabbè, meritata diciamo, è stata meritata anche da parte dello United, perché comunque nel girone di ritorno è riuscito a battere tutte le prime tre, quindi è anche giusto che ci sono andati loro, sinceramente. Poi che noi non ci siamo andati per un punto fa dispiacere, però noi abbiamo dato il massimo, quindi non abbiamo niente da rimproverarci. Onore a loro che sono riusciti ad arrivare, complimenti. Allora mister, non possiamo comunque dimenticare un fatto molto importante, quest'anno una squadra molto giovane ricostruita proprio da zero, soprattutto con tanti giovani, si è portati comunque alla ribalta volti che molti non conoscevano. Beh, in realtà non li conosceva nessuno, però noi comunque lavorando molto col settore giovanile diciamo era questo il nostro obiettivo. E rimarrà questo anche il nostro obiettivo negli anni futuri, perché comunque pensiamo che la programmazione sia soprattutto creare un settore giovanile forte, perché comunque al giorno d'oggi economicamente purtroppo le società hanno grossissime difficoltà, e giustamente se si lavora con i giovani e si riesce a lavorare bene, automaticamente poi i giovani te li trovi in casa. Infatti quest'anno comunque abbiamo fatto giocare addirittura dei 99 in prima squadra, sempre con degli ottimi risultati, ma questo comunque frutto anche della programmazione che dicevo prima e del nostro modo di lavorare nelle categorie sotto. Bene, l'attesa quindi sta per terminare, siamo quasi al fischio d'inizio di questa finale della Coppa Provincia Latina. Lapidario, in pronostico su questa sfida? Secondo me ci stanno i supplementari, sì. Andrà a finire i supplementari, poi non so chi vincerà. È una gara molto equilibrata, da due squadre molto organizzate, sia a livello di organizzazione che a livello individuale. Speriamo di vedere una bella partita.